Allora, vi ho girato appena questo video su cosa c'è in questo cassettino Shabby ed è appunto il trucco che uso giornalmente. Vi ho fatto un breve decluttering di questo cassettino e devo dire che inizialmente era strapieno, adesso c'entra un po' più di cose. E appunto partirà subito dopo questa mia piccola intro. Questo perché avevo intenzione di girarvi un video su tutto il make-up che ho, però è davvero lungo, quindi vi spezzerò il video in due parti. E nulla, mando un grosso bacio e buona visione. Ciao, bellezze! Partiamo subito. La prima cosa che ho detto è che si può ben usare nel cestino. Ah, premessa. Tendenzialmente mi preparo dei prodotti che voglio terminare o che comunque stanno per scadere, li metto in questo cestino qui e mi riprometto ogni mattina di utilizzare questi qui all'interno di questo fanetto qui. È un cestino preso da un negozio di casalinghi, quindi nulla di che, perché dopo vedrete che comunque nel cassetto si disperdono un po' le cose, quindi mi è più comodo tenerlo qui. Difatti, come si può vedere anche da lì, praticamente qui ho la Naked 2 che sto cercando di finire. Vi dicevo, questo qua tendenzialmente lo vado a buttare perché nulla, si è rotto già appena comprato, veramente ha fatto la fine di track. Questi giorni sono andata a spolverare appena un po' di prodotto e col pennello, quindi ho il make-out a terra, si è un'altra volta fatta in mille pezzettini e piove proprio, vedete? C'è la neve! E quindi niente, adesso andrò a buttare perché ormai non è più cosa. Questo è un altro prodotto che vado a buttare ed è questo qui che già ho nuovo da qualche parte ed è della Yves Rocher, il deodorante freschezza al... cos'è questo? Al melograno, sì, melograno. E mi piace tantissimo, è durato abbastanza e non è male come odore, non è male perché non rimane bianco sui vestiti. Il prezzo non me lo ricordo, però quello che posso dirvi è che io ce l'ho sempre così perché appunto essendo liquido, tendenzialmente fatica un po' a scendere, quindi ce l'ho sempre così per la maggior parte, in modo che faccio prima. Ed è il classico deodorante con la pallina avanti qua. È da buttare perché è finito. Sono due. Questo l'ho acquistato, l'ho lasciato nello scatolo. Che personcina buona che sono. Ed è il Pure System, ossia il gel anti-imperfezioni. Questo lo butto intanto. Vabbè, ve lo mostro. Il gel anti-imperfezioni zero spot, appunto, della Yves Rocher sempre. Ed è un prodotto fatto così praticamente, a tubetto. Lo uso tendenzialmente sui brufoli e devo dire che ho riscontrato un grosso miglioramento. Questo lo tengo, mettiamo di qua. Ah, qui c'è anche il fondotinta della Essence, è quello che sto usando adesso, il Fresh e Fit, che ho visto varie recensioni su internet e l'ho acquistato. Devo dire che il prodotto è davvero poco. Difatti, già sta quasi terminando. L'unica cosa che non mi piace appunto è il fatto in boccetta in vetro, perché non riesco mai a prelevarle la giusta quantità. Cioè, non ho la giusta quantità, non riesco a prelevare del tutto, quindi è un po' un macello. E tendenzialmente devo sbattere in questo modo per far sì che più o meno il prodotto scenda al sotto, che riesca a prelevarlo. Questo è il 20 ed è abbastanza chiaro, non tantissimo. Continuo a usarlo perché ce n'è ancora un po'. Poi vedrò come fare per prendere il resto del prodotto. Pennello da lavare. I pennelli da lavare tendenzialmente li ho qui. Sì, questo è di Sephora. Due mascara, perché questo qui l'ho trovato nel cassetto qualche giorno fa e questo qui invece è quello che sto usando per tutti i giorni. Entrambi sono da finire, quindi li ho qui e entrambi mi trovo abbastanza bene, diciamo di sì, beh, più o meno. Continuo a utilizzarli. Altro pennello da lavare, quindi il contenitore. Spugnette. Questa l'ho presa da un cinese, mentre questa qui praticamente sono quelle lì di AliExpress. Me l'aspettavo leggermente più grandi, cioè questa è bagnata, raga, direi l'ho bagnata, ma no, non si può stendere il fondotinta con questo, assolutamente no, penso più un correttore, quindi sì, ma il fondotinta no, sono entrambe da lavare. Oh mio Dio. Poi, crema mani, questa qui è sempre di Rocher, sarà tutto di Rocher. Ed è quella lì al cocco che sinceramente non è male. Poi mi piace tantissimo il becco, devo dire la verità. Sembra un tubetto di pittura acrilica, il che mi gusta da morire, quindi continuo ad utilizzarla.
Altra cosa che devo finire, come vedete, è il correttore, lo Stay Concealer All Day 16 ore Long Lastic. Devo dire che è uno dei correttori che forse mi trovo bene, solo che il correttore lo utilizzo veramente poco. Non che sia fortunata perché gli occhiali ce li ho, però alla fine ci ho fatto l'abitudine. Il mio contorno occhi di Sienna, appunto Lidl, quindi continuo ad utilizzarlo perché ce n'è ancora un po'. Mentre come crema ho questa qui di Yves Rocher, la Sebo Vegetal, ed è una crema fantastica. È il secondo flaconcino, la seconda confezione che compro ed è quasi anche terminata, cioè c'è il buco all'interno. E veramente ottima, veramente ottima. Sì, la mia vestaglia cuoricini. Questo è un ombretto per... Aspettate, ecco. Questo è un ombretto... È un ombretto per sopracciglia e devo dire che anche questo sta iniziando un pochino a scavarsi. Ma devo dire che non è male, dura tutta la giornata. L'ho acquistato in un negozio di casalinghi, quindi non so dirvi dove. Sì, quella cera mi ha fatto un danno. Questo è il lip gloss che utilizzo, diciamo, per fare prima, ed è il Deborah 24 ore Euphoric Shine colorazione 07. Non si vedrà una mazza. Scusate per il mio inglese, veramente maccheronico. Poi, sì, l'ho messa a paragone come 2 rossetti, ma in realtà no, questo è un correttore che ho trovato nel cassetto e che devo terminare, ed è un correttore di Avon che non mi fa impazzire, è molto molto corposo, cioè si stende veramente a fatica. È bello denso come correttore. Mentre questo qua è il burro cacao che sto utilizzando in questi giorni, ed è appunto un burro cacao della Sempre Rioshi al cocco. Poi che c'è più qua dentro? Ah, una matita IKEA, tanto per non cambiare, che possiamo togliere. Ah, ok, c'è anche altre cose. La matita occhi che sto usando è questa della Coast. Sono sempre fuori inquadratura, 113 e una matita marrone tranquillamente. Infine, ok, forbice, non so perché, e non chiedetemelo perché c'è una forbice, vi ripeto, questo è proprio un macello, e 2 forcine di quelle lì nere, e il cestino è finito. Ovviamente andrò a rimettere un attimo tutti qui dentro, quelli che utilizzo giornalmente, e passiamo subito al cassetto.